Radio Più presenta Il gioco dell'amore. 10 passi verso la felicità di coppia con Robert Shaib. Perdonare l'alterità. Se non sono pronto all'avventura dell'alterità, mi trovo nella condizione narcisistica di attraversare l'altro alla ricerca di me stesso. Mi illudo di vedere l'altro e di stravedere per lui, ma in realtà vi imprimo la mia immagine sotto le mentite spoglie del nome e del volto dell'altro. Il superamento del narcisismo coincide con la frantumazione di questo mondo di specchi e con l'iniziazione alla difficile oggettività del reale. L'altro mi altera perché mi delude, disillude le mie illusioni e per questo mi realizza, mi rende reale, mi porta alla realtà. L'altro, scrive il filosofo francese Jean-Louis Chrétien, non è veramente da nessuna altra parte se non là dove elude la mia comprensione, sventa i miei piani, inganna la mia aspettativa per offrirmi più di qualsiasi cosa io possa aspettarmi, se stesso. La sua prossimità è sempre quella del lontano che si avvicina, e là dove questo lontano è escluso, la sua prossimità non è più nient'altro che la mia immediatezza nei miei stessi confronti. Ecco, in questa fase di rottura dell'incantesimo e di iniziazione all'alterità, tanti perdono l'incanto e faticano a perdonare all'altro la colpa di non essere stato conforme all'immagine romantica che è stata proiettata su di lui o su di lei. Ci si aspettava il principe azzurro e ci si trova con Shrek. Si pensa ad aprire la porta del cuore a Cappuccetto Rosso e ci si trova col lupo. Qui bisogna mettere bene in testa un'idea. Il principe azzurro esiste, ma si scolorisce al primo lavaggio. Biancaneve, anche lei esiste, ma si scioglie appena vede il sole, una cosa che l'accomuna con Dracula. La prima cosa che dobbiamo riconoscere nell'altro è la sua diversità. La prima cosa che dobbiamo perdonare all'altro è la sua alterità. Prima di perdonare all'altro fatti o misfatti, dobbiamo perdonargli il fatto di essere diverso da quello che abbiamo proiettato su di lui quando l'abbiamo conosciuto. La mia proiezione è responsabilità mia, non dell'altro. Se l'amore è eccentrico e ci decentra, il significato e la dignità dell'amore dipendono dal fatto che esso ci costringe a riconoscere nell'altro, realmente con tutto il nostro essere, quello stesso valore centrale e assoluto che in forza dell'egoismo noi ammettiamo soltanto a noi stessi. Se vogliamo crescere nell'amore vero, dobbiamo assumere il difficile ma salutare compito del trasferimento di tutto il nostro interesse vitale da noi stessi all'altro, o, come dice il filosofo Vladimir Solovyov, lo spostamento del centro stesso della nostra vita personale e, in parole povere, rinunciare all'essere l'ombelico del mondo.